Ariete. La nuova fase astrale vi vuole in risalita per quanto riguarda la carica interiore, la capacità di condurre buone trattative, di essere mobili fisicamente e mentalmente. Rimane un po' in ombra il settore sentimentale, oggetto di riflessione e chiarimenti. Toro. Sole e Marte dissonanti abbassano le vostre risorse fisiche, la forza vitale, e suscitano un periodo di fiacca, di nervosismo, che dovrete saper contenere attraverso una positiva valutazione dei fatti. Favorite le faccende di cuore e gli affetti, apprezzatene il valore. Gemelli. Confusi mentalmente su ciò che desiderate veramente, meglio non prendere decisioni affrettate, lasciate che si chiariscano le idee. Siete comunque al centro di una bella energia che vi invita ad agire ed espandere i vostri programmi senza scoraggiarvi di fronte a qualche difficoltà. Cancro. Momento critico per le questioni amorose che vivono qualche conflittualità insieme ad una minore predisposizione alla comprensione. Meglio rimandare a tempi più propizi eventuali ricerche sentimentali per chi è solo, mentre chi è in coppia limiti le esigenze. Leone. Si innalza il livello di cerebralità, di razionalizzazione di ogni questione, l'esigenza di concretezza. Adesso siete oppressi da un tono vitale acceso, ma affaticato, irritabile e suscettibile. Fate uscire il vostro lato migliore e non cercate di imporvi ad ogni costo. Vergine. Buone notizie dalla sfera sentimentale. L'amore torna protagonista dopo un periodo di freddezza, si riaccende la voglia di amare. Buono il tono vitale, sostenuto dal sole armonico, ma i pensieri si fanno un po' appannati e gli orizzonti sembrano più angusti. Bilancia. È il momento di farvi avanti e farvi valere nelle vostre proposte. Siete attivi ed energici, consapevoli delle vostre risorse e lucidamente convinti di dove volete arrivare. Rimane in secondo piano l'amore, con Venere disarmonica che per qualche tempo vi disturba. Scorpione. Il cielo astrale suggerisce per voi una bella forza rigeneratrice, che però dovete saper gestire senza attivarne l'effetto collaterale di impulsiva irrequietudine e irritabilità. In questo periodo potreste escogitare una strategia per migliorare le problematiche del settore finanziario. Sagittario. Un buon quadro astrale vi sollecita a guardarvi intorno con audacia e prendere iniziative che possono modificare sostanzialmente alcuni aspetti della vostra vita. Mentalmente freddi e mirati, sapete valutare adeguatamente le opportunità. Capricorno. Venere nel segno vi inclina a concentrarvi sulle questioni amorose e sul benessere personale, vi rende disponibili e attenti agli affetti. Persiste l'effetto benefico del sole, che sostiene la forma fisica e la fiducia in voi stessi, rafforzando la stabilità del momento. Acquario. Marte in transito nel segno sollecita le vostre reazioni istintive e vi orienta alla irrequietezza, talvolta al nervosismo, ma infonde anche una buona dose energetica. Attualmente avete meno voglia di sentimentalismi e agite per questioni concrete. Pesci. Buona armonia vitale che viene risvegliata dalle angolazioni benevole di Sole e Venere, complici di esaltare i rapporti con chi amate, di addolcire le relazioni in genere.
una bella capacità di concentrazione mentale vi consente di centrare alcune questioni e trovarne le soluzioni. Buone stelle!